tragedia shakespeariana, Theresa May ha infatti convocato i ministri più autorevoli ed esponenti dell'opposizione interna nella residenza di campagna dei Chequers, ha chiesto loro conto delle voci di una congiura per spingerla alle dimissioni, voci secondo cui la potrebbe sostituire un premier d'emergenza per trovare un accordo sulla Brexit e uscire dall'Unione Europea entro le nuove scadenze, il 12 aprile o maggio. Il vice premier numero 2 del governo David Lidington si è affrettato a smentire e ha confermato il suo appoggio alla premier, come anche il ministro dell'ambiente Michael Gove, ma i giorni della May a Downing Street sembrano comunque contati. I protagonisti dell'ala dura pro Brexit, come Boris Johnson, ne hanno infatti promesso sostegno solo in cambio di gestione. Buongiorno, è il 25 marzo 2019. Volevo fare alcune considerazioni di politica. Uno sul discorso delle prostitute. C'è stato un gran polverone sul problema della prostituzione in Italia. Io personalmente sono andato per sbaglio 3 volte prostituta in Svizzera, dove sono stato anche filmato, ero single, probabilmente forse mi hanno anche drogato con del Viagra in un bar a Bizzarone dove vado io, dove andavo nel 2010, e sono andato a prostitute, quindi sono andato solo 3 volte in vita mia prostitute, non sono mai andato a prostitute in maniera sistemica. Secondo me il problema con le prostitute si ha quando una persona va in maniera sistemica a prostitute, non 3 volte in vita sua per caso. Quindi le accuse che mi fanno di essere un maiale, di essere un pervertito sessuale non sono corrette, ma questo fa parte della diffamazione politica nei miei confronti. Volevo anche dire che il problema della prostituzione è quando chi va prostituto ci va in maniera recidiva. Quindi sostanzialmente la diffamazione politica che ha sempre operato nei miei confronti è sbagliata. Io non sono uno che va a prostituta in maniera sistemica, ma sono uno che per 3 volte per sbaglio è andato a prostituta in Svizzera. Poi tra l'altro in Svizzera c'è un modo di organizzare la prostituzione molto diverso dall'Italia. Ad esempio ci sono donne che vogliono in Svizzera fare prostitute, ad esempio c'è una brasiliana che dal Brasile, che aveva dei negozi da parrucchiera in Brasile e che veniva a fare la prostituta a Lugano perché guadagnava molto, quindi era una donna che liberamente svolgeva l'attività di prostituta. So che l'attività di prostituta, so che andare a prostituta è comunque una cosa squalida, ma questa donna brasiliana faceva la prostituta in maniera libera, quindi non era coartata, non era schiavitù sessuale, non c'era il magnaccia che la obbligava. Poi volevo dire che io ho avuto una ragazza, l'unica ragazza che ho avuto in vita mia, l'ho avuta quando ero alla Cittiera, quando ero in Cittiera, avevo un rapporto ottimo con questa ragazza. Il mio rapporto con questa ragazza si è sviluppato dal 1997 al 2001, poi ci siamo lasciati nel 2001 in coincidenza con l'email al sito di Giancarlo Bosetti e Giuliano Amato, Caffè Europa, sulla terza guerra mondiale causata dalla Russia in relazione alla guerra in Jugoslavia. Dato che in relazione a quell'email mi hanno licenziato dalla Giuseppe Cittiro Sommificio S.p.A. e mi hanno distrutto la vita privata. Quindi la distruzione e la diffamazione nei miei confronti sono iniziati nel 1994, quando ho iniziato a dire che ci sarebbe stata una terza guerra mondiale in relazione alla guerra in Jugoslavia, ed è continuata nel 2001 quando è uscita l'email, e continua ancora adesso la diffamazione nei miei confronti con il racconto di menzogne sulla mia vita sessuale, su quello che sono io, sulla mia sanità mentale e su altri aspetti della mia vita. Quindi fondamentalmente la discriminazione nei miei confronti opera solo perché io sono potenzialmente una persona scomoda dal punto di vista politico, e quindi come persona scomoda devo essere diffamato, eliminato, discriminato. Quindi volevo affrontare questo discorso della prostituzione per dire che io non andavo sistematicamente a prostitute, ma solo per caso sono andato 3 volte a prostitute
nel 2010, 2011, 2012, quando forse ero anche drogato con del Viagra nei bar della zona. E volevo anche dire che continua questa attività di somministrazione, nel mio caso, di bevande drogate. Quindi sto molto attento quando vado nei bar, perché praticamente loro comprano i tappi, cioè si fanno dare i tappi delle bottiglie di birra da chi lavora all'Heineken, alla Beck's e così via, e poi quando sanno che io prendo una birra Beck's o Heineken, mi serve una birra Beck's o Heineken chiusa, ma con sostanze dentro che ad esempio tolgono il sonno. Quindi io devo stare anche molto attento quando vado in un bar e ordino una birra. Questo fa parte sempre degli oneri che ho, dato che sono al centro di un complotto politico. Lo so che queste affermazioni possono sembrare strane, ma se conoscete la mia parentela con Giancarlo Foscari del processo Libero e Consiglio Berlusconi, queste cose appariranno meno strane. Grazie.